cercami, è più facile che mai. Cercami, più pretese non ho, se davvero mi credi, di cercarmi non smettere. E complimenti. Complimenti a tutti voi, buonasera a tutti.
Adriana Canfora e Renzo Calabrese, grazie per essere venuti e benvenuti a questa prima e grande e intensa edizione del Festival Nazionale Giovani Talenti, Città di Santa Anastasia. Se permettete un personale grazie, va a colei che ha voluto fortemente questo evento, che è la direttrice artistica, che è Mariana Borichiello, grazie mille. E naturalmente una grande forza coesa. Tre grandi donne come Tiziana Pezzati, Marilisa Maione e Rosaria Fornaro. Un applauso condiviso per tutti e quattro. E questo è un evento straordinario, per la prima volta non solo qui in questa città ma in questa regione, un festival che raccoglie ragazzi provenienti da ogni regione d'Italia. Sono stati 250 i selezionati, 150 nella prima manche, 70 nella seconda e poi sono giunti in finale 44, 22 li ascolteremo questa sera e 22 domani sera. Tra questi ragazzi 5 passeranno il turno questa sera più un ripescato, ciò vale anche per domani sera, 5 più 1 e poi sabato sera, quando avremo una serata straordinaria con la presenza di 12 concorrenti, avremo un presidente di giuria di grande rispetto che è Peppe Messiccio, grandissimo anche lui, per cui e poi una grande serata di grande musica con Gianluca Capozzi. Sabato sera sarà una serata straordinaria. Allora, adesso avremo, prima di conoscere i nostri concorrenti, conoscere la nostra autorevole giuria, abbiamo delle collaborazioni. Il premio quest'anno è patrocinato dal Comune di Santa Anastasia e vorrei un grande saluto e un grande applauso per l'amministrazione comunale di questa città, rappresentata da Carmine Esposito, questo grande sindaco. Insieme a tutti gli amministratori, a tutto il consiglio che ha voluto questa serata. Ed ancora alla Regione Campania, alla provincia di Napoli, e poi se pensate che quest'anno il premio Città di Santa Anastasia è stato legato. Fino a qualche giorno fa c'è stata una grande passerella tutte insieme a San Giorgio Cremano in occasione di un grande premio, il premio Massimo Troisi, e questo va a beneficio di questa città di San Giorgio a Cremano. E domani sera avremo con noi le vincitrici dell'edizione, perché sono delle ragazze straordinarie, le vincitrici dell'edizione 2011 del premio Massimo Troisi, migliore attore comico. Di serata. Allora, abbiamo delle collaborazioni. Bene, certo, ringraziamo ovviamente per il trucco centro estetico Anemolif, i parrucchieri Puccio Rito, Cinefoto Lerso di Gennaro Giulio Terrecuso. E inoltre ringraziamo il main sponsor, caseificio Ciro Amodio, Politiello Rame, Maestri Caseari Beneduce, Painter System di Polena Trocchia, Nuova Eurotrans, SRL, Trasporti Nazionali ed Internazionali, Cisterne Centinati, e ancora ringraziamo la Fiera del Mobile di Rialto. Signori, io farei un applauso. E poi avremo ancora altre collaborazioni, le ricorderemo poi più tardi. Ma come ci ha ricordato, questa sera tra poco avremo la presenza di passerella dei nostri 22 concorrenti. Abbiamo qui un'autorevole giuria alla quale va il nostro grande applauso. Vi presento subito. E sono, lei è una grande talent scout. Ha portato al successo, possiamo anche dire così, ma soprattutto ha selezionato tantissimi piccoli per due trasmissioni straordinarie, come Ti lascio una canzone e Io canto. E lei si chiama Isabella Abusio, ecco la bella. E quando si parla di canto, ma soprattutto di grandi voci per il canto, domani sera sarà anche il nostro ospite per la sezione canto, ma questa sera abbiamo in giuria il grande tenore Piero Mazzocchetti, eccolo! E poi una grande giornalista del mattino. Qualche mese fa ha vinto un premio importante, Unione Cronisti Italiani, lei è Mary Liguori, eccola! E lui invece è presidente di Assostampa, e l'applauso naturalmente va per Enzo Cognuolo, eccolo!